Ma che capelli c'hai? Ma te la sei fatta una doccia? Ma Io sto bene così, veramente. te avevo fatto portare una sottoveste rossa, che era tanto Ah, caruccia. papà! Mi fa schifo quella roba, non mi è mai piaciuta. Piuttosto, ho conosciuto un ragazzo di là, no? Che mi ha riconosciuta. E mi ha detto che ha chattato con uno stronzo sulla mia pagina. Io non te lo voglio ripetere più. I miei account sono miei. Miei, hai capito? Non voglio che ci metti mai più le Ho mani. capito, ma che dovevo fare? Non Dovevo devi dire. fare niente, non posti un cazzo e basta. Già la situazione è abbastanza critica senza che tu ti fai i cazzi miei. Vabbè, ok. Non ci vado più sul profilo tuo, va bene? Eh? Però ringrazia Ludovico. Perché ieri, quando t'ha vista, era veramente preoccupato. Guarda che lui c'è, tieniti, eh? Dai, sii gentile, fagli uno squillo. Sì, dai, dammi il telefono, così lo chiamo e lo mando a fanculo. Nina! Tu non saresti chi sei senza di lui. Ma chi? Una povera disgraziata che sta rinchiusa dentro l'ospedale per pazzi? Tesoro mio, no, tu sei una giovane attrice famosa, un Ah, ma tu influencer li che. leggi i commenti sotto i miei post? No. Infatti, metà della gente mi chiama cagna. Sono una bambolina. L'altra metà mi invita ad ammazzarmi. Ma c'hanno ragione, papà. Io non sono un'attrice, faccio pena, non so recitare. Amore mio, tu sei bravissima. La loro è solo invidia, eh? Che poi adesso ricomincia la seconda stagione, rifacciamo il contratto al doppio d'esordi, ma che te frega di questi? Piuttosto, concentrati su sto Ludovico che t'ha sempre trattato coi guanti, no? Non ha mosso un dito per farmi uscire da qua. Oh, Ancora, sono un paio di giorni. Tu chiama sto Ludovico. basta! Mi avete rotto il cazzo, non fai questo, non fai quello. Io non ce la faccio più, te lo giuro. Non ce la faccio più.